Prego. Buongiorno, scusate le spalle. Io sogno un Veneto che sia ad impatto zero, un Veneto dove lavoro, economia, ambiente, salute vadano avanti non in conflitto, ma vadano avanti di pari passo, a braccetto. E uso la parola sogno, che è stata colpevolmente bandita dalla politica, che guarda al qui ed ora e non riesce a immaginare un domani. Io sono Elena La Rocca, sono stata consigliera comunale qui a Venezia e tutto quello che ho fatto in questi 5 anni è stato pensando alle generazioni future, pensando a costruire un domani, perché noi abbiamo ereditato diritti, libertà, ricchezza, è giusto che facciamo la nostra parte e per chi ci seguirà. In Consiglio regionale ho 3 obiettivi che vorrei portare avanti fin da subito. Il primo è quello di sviluppare una filiera della canapa industriale. Chi conosce il tema? Ancora in Italia se ne parla poco, in realtà nel mondo è un mercato già molto avviato perché sono già 4,6 miliardi di dollari il valore mondiale, che diventeranno 26,6 nel 2025, con una crescita del 34-33,4%. Questo ci racconta la misura del fenomeno, quanto sia importante, quanto porti ricchezza e quanto possa portare ricchezza anche qui in Veneto. E il bello qual è? Che porta ricchezza, ma anche salute e anche ambiente. Quindi è un rovesciamento del paradigma. Vi ricordo solo che con la canapa possiamo sostituire interamente la plastica. Immaginate che rivoluzione dal punto di vista dei rifiuti, che si fa bioedilizia, che si produce la carta, si producono tessuti, abbigliamento, alimentari, prodotti estetici. Un prodotto, una materia prima, utilizzata moltissimo prima che per motivi economici a metà del Novecento venisse bandita. Il secondo punto che voglio portare avanti in Consiglio regionale è fondamentale: l'analisi dello stato di salute dei nostri bambini. Stiamo già portando avanti delle richieste per fare delle analisi, per monitorare la presenza di diossina nel latte materno e anche delle analisi per verificare la presenza di metalli pesanti sulle unghie dei bambini. Sono analisi già fatte in altri luoghi e che dobbiamo fare perché dobbiamo prendere atto di qual è il nostro stato, lo stato di salute soprattutto dei nostri bambini, che sono i soggetti più fragili. Terzo punto, arte e spettacolo. Dimenticato un po' da tutti, purtroppo una categoria, quella dei professionisti dello spettacolo, che rischia di scomparire in questa grande crisi. Un po' perché in Italia c'è purtroppo la cattiva abitudine di devolvere i finanziamenti pubblici sempre agli stessi soggetti, ma oggi chi finora ha vissuto di questa professione rischia veramente di non farlo più, quindi sarà mia cura portare avanti, sostenere questa categoria. Ecco, noi siamo politicamente giovani, ma non siamo inesperti. Abbiamo la forza del territorio che ci appoggia, la forza di tecnici ed esperti che ci aiutano a fare proposte e portarle nelle istituzioni. Questa amministrazione sedicente efficiente, efficienza veneta, sì, Veneto è molto efficiente, ma lo sono i suoi abitanti, lo sono le piccole e medie imprese nostre, non lo è l'amministrazione veneta, che, come è stato detto, è riuscita ad aggravare i costi di una superstrada di 11 miliardi, che, ricordo, sono 2 opere MOSE. 11 miliardi sono 2 opere MOSE, se ne parla troppo poco e noi dobbiamo ricordarlo. Quindi efficienza fino a un certo punto. Io credo che per governare bene ci vogliano trasparenza, competenza, rispetto per le istituzioni e responsabilità verso i cittadini. Così noi potremo costruire un Veneto a impatto zero, un Veneto che guardi al domani e un Veneto dove la cultura e l'arte sono un valore. Grazie.